Grazie della vostra presenza. Oggi abbiamo inteso fare questa disturbabile questa conferenza stampa sullo stato dell'arte in cui si trovano purtroppo i lidi e connessi del comune di Veneto Molto Salvo. Si è instaurato un clima di pseudo terrore presso i nostri uffici. Qualsiasi dipendente comunale piena si parla di lidi, è come se queste pratiche avessero la peste. Noi ci teniamo a dire che non pensavamo, si è parlato molto in campagna elettorale, è stato argomento di confronto tra i candidati a sindaci, non pensavamo di trovare una situazione così esplosiva. Purtroppo, forse avrà qualcuno, sicuramente si potranno montare, li ricaveranno su una sola mano. Dico purtroppo a fronte di un numero abbastanza corposo. Quello che ci preme dire è che il nostro ufficio tecnico, il personale dell'ufficio tecnico ha più volte segnalato questa criticità con varie lettere datate dicembre 2014, segnalazione di criticità, febbraio 2015, dove nel febbraio 2015 veniva detto circostanze queste che io le ometto di leggere le tre pagine che precedono la conclusione, circostanze queste che comportano l'impossibilità di rilasciare autorizzazione o altri provvedimenti sulla base dell'attuale piano. Ma chi l'hanno segnalato? Scusi. Alla commissione straordinaria, responsabile dell'area tecnica, alla commissione straordinaria, al segretario generale. Quindi queste segnalazioni sono state reiterate da dicembre 2014, non una sola volta, da parte, ci sono varie lettere, qualcuna firmata dal geometra Corrado Martino, l'altra firmata da Pasquale Minini e Corrado Martino, un'altra ancora firmata sempre da Martino. Ora, lo stato dell'arte è quello che alcuni giorni fa c'è stato un sequestro di tutto il cartaceo, di tutti i fascicoli, un sequestro cui noi non intendiamo aggiungere altro, però questo comporta l'impossibilità di andare a istruire, a guardare, a cercare di capire quello che è successo in ogni singola pratica. E poi c'è un'altra richiesta fatta sempre di acquisizione di dati ed elementi rilevanti per le concessioni di maniere marittime. Lo stato dell'arte è che il nostro responsabile, il responsabile dell'ufficio tecnico, è stato oggetto di un'attività, praticamente la procura l'ha notiziato, di abuso d'ufficio, mi è stato notificato, anticipato eventualmente, tra qualche paio di minuti mi sarà notificato. Quindi di fronte a questo stato di cose dobbiamo descrivere e parteciparvi tutto il nostro disappunto, rammarico, e come si è evoluta questa. Come si chiama il responsabile? Romeo? Architetto Romeo. Come? Romeo Giuseppe. Io ancora non ho gli atti, però sembra che mi hanno anticipato che ha un abuso d'ufficio e violazione in materia urbanistica. Allora, ci sono parecchie irregolarità in parecchi lidi, questo è quello che sta emergendo, che ci hanno relazionato verbalmente i nostri tecnici. Quindi di fronte a questo stato dell'arte io mi sento di fare un apprezzamento per coloro che sono riusciti ad aprire uno o due senza trovare ostacoli e agendo nel massimo della legalità. Un disappunto e un piccolo rimprovero personale come sindaco lo faccio a chi invece non è riuscito a ottenere quanto magari sperava per vari motivi, il mio è un piccolo appunto, non un rimprovero, ma un appunto che va sottolineato. Perché oggi ci troviamo di fronte a questo stato d'arte? Vengono segnalate da più parte una serie di responsabilità, non dico altro, non aggiungo altro, nei confronti di numerosi soggetti. Quindi un sindaco che si prefigge l'obiettivo di ragionare come un buon padre di famiglia, questo stato di cose non lo può accettare.
L'indirizzo che ci siamo prefissi di dare, che diamo, che ripeteremo fino alla morte, è quello di spingere e accelerare qualsiasi pratica che presenta i crismi della legittimità e della legalità. Noi abbiamo detto e diremo sempre ai nostri funzionari: se una pratica presenta tutti i crismi della legittimità, anziché uscire alle 12 deve uscire alle 11, alle 9, alle 8, alle 7. Se una pratica non presenta i crismi della legittimità e della legalità, deve uscire dall'ufficio mai con due end, non con una. Quindi questo è l'unico indirizzo che ci siamo sentiti di dare e che daremo sempre ai nostri uffici. Non forzeremo mai la mano affinché una pratica che non può ottenere un favore lo ottenga senza i requisiti della legittimità e della legalità. Questo ci tengo a ribadirlo. Lo stato dell'arte è questo oggi, questo voglio che gradirei che fosse riportato sui giornali. Quindi per i vini parecchi di quelli che hanno delle aspettative nei confronti di questa amministrazione, queste aspettative purtroppo per loro non saranno coronate di successo, perché noi abbiamo le mani legali, abbiamo trovato qualcosa di inimmaginabile, di impensabile, di inverosimile. Quindi di fronte a questo stato d'arte noi non possiamo che fare, io non vi sto a dire le irregolarità che mi sono mano a mano che si discute di una pratica o dell'altra, perché ci sono state più conferenze, emergono, sono delle cose inverosimili che ci lasciano a volte anche stupiti, sbigottiti. Noi ormai l'estate per parecchi vini è andata, non avranno possibilità di aprire perché non hanno i requisiti. I requisiti anche, non diciamo minimi, i requisiti essenziali quando si parla di requisiti. Si farà un nuovo piano spiaggia a settembre e per il prossimo anno, noi già a gennaio e febbraio, saremo in grado di mettere a bando le nuove aree per l'assegnazione che vanno fatte. Questo è quanto. Se avete domande, altrimenti per noi dovevamo chiarire questo aspetto e l'abbiamo chiarito.